Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, in questi giorni sto facendo molti gameplay, anche perché, allora, vi racconto la mia Miss Adventures. In pratica abito in una località di mare e potrei andare in spiaggia. L'unico problema è che quando decido di andare, vado in spiaggia alla mattina piove e pomeriggio c'è sole. Quando voglio andare a pomeriggio, la mattina c'è sole e pomeriggio piove. Quanto odio questa zona. Quindi sto facendo tipo 3 gameplay al giorno. Solo che il mio computer non riesce a pubblicare neanche uno. Oh, che trollata, non lo sapevo questa. Quella che potevo buttare. Che stronzo. Vabbè, in pratica qua fa. Ecco, sono morto. Quello stronzo, guardalo là, guardalo lì che è tutto ributtante. No. Tra l'altro, dov'è il mio scudo? Eccolo qui. Vai in acqua. Questo qua, guarda che lo colpisci così. Non andare giù, ti prego. Oh, Madonna, per poco. Ho preso una paura quando. No, ti ho colpito prima io. Ma sti su. Fanno un po' danni gli affondi, però, eh. Beh, non giganteschi più danni, ma. È andato. Chi è? Lucatiel. Dobbiamo evocarlo per questo boss. Per fare la sua side quest. Poi c'è un temporale che non mi immaginate. C'è più acqua. Come dire. Sta cadendo più acqua dal cielo che in mare. Ok? Ora che Lucatiel è con noi possiamo starcene sicuri. Perché non lo so. Non l'ho mai evocato prima d'ora. Giuro, mai evocato. Io non ho mai evocato nessuno per i boss. Quindi ok, qui ci sono dei nemici. Facciamo fuori la cosa. Oh cavolo. È abbastanza avanzata per il nostro livello, questa mummia. Non colpire. Non colpirlo! Non colpire Lucatiel! Non colpirlo! Oh! È ancora cazzo, però ha vita sto tizio, eh? No, uccidiamo la cacere. Uno, tre, andato. E dai, ma Lucatiel, fai schifo, non posso stare. Ah, no, devo ricredermi sul suo conto. È stato bravo. Comunque, se mi ricordo, qua non ci sono nemici. Se mi ricordo, no, cioè, non ci sono oggetti, cazzate. Ma. Più si controlla e più sei sicuri. Ok, non c'è niente. Comunque, sì, così così resto senza elmo perché sono più figo così. Qua giù dovrebbe esserci il boss. E infatti, cosa si fa qua, alchimia? Guarda che roba. Pozze. Ok, siamo. Ok, allora, sto boss, come si chiama? La sentinella flessibile. Allora, è un boss da combattere in due, ma io l'ho fatto in uno ed era una cazzata immensa. Tu basta che. Visto, visto? Tu basta che impari le mosse e sei a posto. Vabbè, come in tutti, vedete? Se lo combatti in uno, va bene, ok, ma in due è più facile ancora. Ok, che mi ha colpito. Vedete? Mira a me. Oh, cazzo, la fondo, non mi ricordo, non lo ricordavo. Ma bello che dopo, più avanti nella storia, troverai altri di questi. Che non conta come. Sì, che conta come un mini boss. Allora, quello con la spada forse è il più temibile. Allora spero. Ih, Luca ti ne ha di vita. Ah, mi sa che sta cercando me quello con la mazza. Visto? Oh oh. Sì, ok, però mi sto facendo fregare. Non colpirmi, ti prego! Ok, ho rischiato molto. Molto, è già meno di metà vita, dai. Ok, contate, no. Ok, ora basta cazzeggiare però, eh. Prenditela con lui. Che? Passa attraverso il palo centrale. Ultima, come si chiama? Ultima. Ok.
Vai un po' slucati, il prego, grazie. Dai, colpisci me. Lucati, ti prego. Uno, due, ed è andata. Grazie vecchio. È stato molto utile. Ci rivediamo prossima volta, ok? Che giovanotto simpatico. E ad altra parte. Ok, per la sua sede questo dovremmo evocarlo altre due volte, mi sembra. Ma dicevo, ma io ho visto che attenti. Io avevo visto sulla wiki, attenti a non farlo morire perché qui, perché lì, perché sennò. È stata una cazzata, aveva 9 decimi di vita ancora. E fiamma della piromanzia, palla di fuoco. Oh, e siamo piromanti ora. Bello della piromanzia. Ancora le campane. Il bello è che non ti serve niente per farla. Non ti serve intelligenza, fede, non ti serve un cazzo. Vabbè, volontà ancora, ancora. Sì, serve la volontà e basta. E poi, hai fatto? Sei un piromante a tutti gli effetti. Ma più avanti troverete anche la fiamma oscura della piromanzia. Che in pratica più sei vuoto e più danni fa. Però, se sei umano, fai meno danni. Anche tanti. Quindi potenziate la fiamma normale e siete a posto. Io ho fatto il grande errore di potenziare quella oscura e mi sono ritrovato contro un boss che da guerriero non ci riuscirete mai. Ma mai, mai. Con la fiamma oscura della piroma sono riuscito a batterlo a fatica. Quello che la prima volta io ero tutto là che bestemmiavo perché come si fa qua? Uffa! E alla fine ho scoperto, ah, devi essere un piromante o usare gli incantesimi. Ah. In pratica l'ho fottuto con la piromanzia. Ah, devo entrare. Comunque. Allora, cos'è? Ah, no, è l'acqua. Pensavo fosse un simbolo di evocazione. Cos'era quello? Ho un'idea per prendere quell'oggetto. Ma non so se è resiosa. Guardate che fiero. Occhi ro ah, marroni. Pensavo occhi rossi. Troccato. So come. Ah, Bastiglia perduta. Sì, ok, vabbè, ci arrivavamo lo stesso, anche se. Niente. Niente. Tesoro più avanti. Io vi odio quando scrivete i messaggi. Ah. Anima di cavaliere, bello. Però che qua non si capisce mai. Cosa devo fare? Ok, qua è vuoto. Oggetto, fai attenzione a destra, grazie. Niente. Niente. Qua. Niente. Infatti non c'è scritto nessun messaggio con attento tesoro. Comunque. Ora osservate bene quello che sto facendo. Ricordate quello che è in basso? Bene, vai giù, vai giù, vai giù. Ecco. Dov'era? Da questa parte, ecco. Ok, ora dovrebbe esserci un buco. O sbaglio. Ecco, quasi. Eccolo qua. Scimitarra, polvere. Sì, ok, un po' inutile. Vediamo un po' se c'è qualcosa di sopra. No, non c'è un cazzo. Sì, comunque è un po' inutile come cosa. Ora dobbiamo tornare su, perché c'è anche un falò. Scimitarre ne ho tre. O due. Una, due, tre. Ne ho tre, che cazzo, cosa me ne faccio di tre spade? Tutte uguali, che non è che siano fortissime anche. Quasi quasi. Ah. Ma fa tutta la fiera. Non è brutta come arma. Cioè, guardate che movenza che ha. Tutto raffinato. Però il cavaliere di Aide non si comanda. Il cavaliere non si comanda. E io dico, teniamoci questa. Tirami fuori. Cosa ho colpito? È come se avessi ucciso uno.
Non lo so. Ti colpisco così per... Frutto comune. Credo che faccia... Credo che aumenti la resistenza all'avvelenamento. Niente. Qua nemmeno. Qua ancora meno. E... Ah, trovato. Questo è esplosivo. Sì, ok, vabbè, se vi di... Faccio... Porca troia, se piove. Allora, vabbè, il falò l'abbiamo acceso. Vado, guardo un attimo com'è per ricordarmi. Oh, che bella che la vastiglia là. È un boss, credo. Oppure no? Sta a voi scoprirlo. Ad... Uno strato con la balestra. Ah, aia. Non è morto. Ah. Ok. Ok, comunque questa qua sarebbe la strada opposta all'inizio. Quindi sarebbe la fine della, cioè la strada, l'ultima, dove si finisce. Quindi noi siamo arrivati alla fine del dungeon. Ma neanche, perché vabbè, frega niente. È stato bello combattere con Luca, e spero di poterlo fare ancora. Spero che voi vedrete me combattere con lui di nuovo. Quindi ci... No, facciamolo bene. Quindi ci vediamo al prossimo episodio e buongiorno a tutti.